In effetti il nostro ristorante è collocato all'interno di un sito monumentale veramente di rara bellezza, quindi di conseguenza i clienti che arrivano a posto che il nostro ristorante comunque c'entra anche nella cucina, poi queste cose si ricordano, noi cerchiamo di portare una cucina che spezzi. Lorenzo, lei è promotore di una cultura culinaria eccellente, cosa avete detto in cucina delle sue presenze? Assolutamente non posso mancare quelli che sono i prodotti che ci caratterizzano un po' nel mondo, quindi il costiere, i profumi che sono nella nostra terra, perché siamo fortunati ad avere tanti prodotti particolari. Sembra banale, ma da portare nei nostri piatti i profumi, i prodotti che hanno progetto, la qualità di tante differenziazioni. E adesso una curiosità, penso in tutti, qual è il piatto master che caratterizza il Claudio di Banda di Villa Cimbrone? Questa è la domanda classica che viene fatta a tutti i dicevi. In effetti, guarda, direi che potrebbe essere addirittura un dessert. Noi abbiamo un dessert che chiamiamo l'oro degli eroi, dedicato ai limoni e ai contadini custodi, quindi che appunto gli eroi, i contadini eroici. È un dessert che trova tutto quello che si può trovare in limonese, quindi addirittura c'è anche l'acqua di mare, proprio ed è quello un po' il piatto che si caratterizza, ma non solo, la nostra cucina la definiamo tra occhi e l'albano, o nei spazi sono solo per trovare i piatti che racconta la magnifica la regola così. Quindi sapete che questo è un po' un elemento che rappresenta il nostro premosso, dicevamo ieri, con cui omaggiamo tutti gli amici, perché una volta che si entra poi a far parte di Olecos, si entra nella famiglia di Olecos, quindi è un manufatto artigianale in generale, che hanno fatto da un artista cerimonialista canadese, che rappresenta un po' un don Olecos, quindi lo chef per eccellenza. Quindi il presidente Carlo De Luca lo omaggia, ti omaggia con appunto questo caduto. Ti dico sempre, questo è il primo, arriva dal primo, cioè che cosa dice. Speriamo bene. Prezioso per la sua carriera straordinaria. Grazie mille, grazie.